Ciao a tutti, guerriere e guerriere Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Oggi non si parla di Sailor Moon dopo due anni e mezzo, sono riuscito a portare sul canale delle uova di Pasqua. In questo caso non sono proprio uova di Pasqua, quindi come potete vedere torno a parlare della Kinder Sorpresa Maxi. Farò un video di apertura della Kinder Sorpresa, quella delle tartarughe ninja, quello maxi, che è simile a questo. Poi non so poi quando lo caricherò. Quando si tratta della DSC in casa mia, cioè mia sorella è vegana e non può mangiare queste cose, la Kinder, perché c'è il latte. I vegani, sapete, non mangiano carne, pesce, eccetera eccetera. Però mia sorella apprezza molto quando la Kinder Sorpresa, e anche io, prendo questi ovetti. Ovviamente ci sono DSC Super Friends, aspettate che inquadro la scritta, eccola qui, DSC Super Friends. Abbiamo Flash, Superman, Batman, quelli degli anni 80, quella che io c'ho, la Funko Pop che la The Fan Box a dicembre mi aveva regalato. Mia sorella dice degli anni 80. Allora, io l'ho comprati alla Coop, lo posso anche dire, costano tanti. L'anno scorso avevo visto che costavano di meno, sulle 5 euro, quest'anno sono aumentati, cioè nella mia Coop costano 6,42 euro. Stamattina sono andato alla Coop, ovviamente mercoledì 28, ma voi lo vedrete giovedì 29 questo video, per fare la spesa, per aiutare in casa, eccetera eccetera, sapete la mia situazione economica. Però quando ho detto vado a vedere se ci sono, non ho resistito, alla fine ho preso due. No, che poi alla fine se mi esce uno mi esce una, due, nel senso che dopo questi due non ci saranno altri uova di Pasqua, cioè altri Kinder. La carta è classico della Kinder, quindi facciamo un unboxing. Qui ci sono appunto Flash, Superman e Batman, giallo, poi rosso, eccetera eccetera. La sorpresa è grande, come sapete maxi. Ho detto per 6,42 euro me li prendo assolutamente. Quando si tratta della DSC io devo assolutamente prendere, tanto sapete che The Fan Box ad aprile sarà il tema uniti, che purtroppo ci saranno anche gli Avengers che vengono rappresentati da Marvel insieme ai Ghostbusters e Justice League della DSC. Ho detto prendo anche questi della Kinder per vedere le sorprese, perché sono davvero giganti, perché io le ho viste da altri video su YouTube Italia. Vabbè, come ho detto, la delusione è stato un po' il prezzo di 6,42 euro, poi non lo so, vediamo un po', eccolo, si è aperto. Ecco. Si è rotto anche, buona a saperlo. Ecco, ok, io lo assaggio. Mm.
Vediamo nella prima cosa c'è. Ecco, si presenta così. Oddio, Batman, mia sorella sarà molto felice comunque. Infatti mia sorella, a quando ha visto questo, ha detto vicino a me di... che lui vuole fare sul cartoncino per gli stampi delle pizze. Ok, questo non ci interessa. Apriamo l'altro, poi ve li farò vedere. Infatti, come ho detto, ci sono loro tre. Batman si presenta così. È molto carino. Vedete, può essere anche fatto così. Ok, Batman dopo lo... anzi, ve lo posso anche... il mantello come va? Ok, vabbè, ve lo farò vedere dopo, sennò perdiamo tempo così. E per lei era Masha e Urso. Vabbè, per lei, intendiamoci. Vabbè, è inutile stare qui. Vediamo il secondo e ultimo. Ecco, si è rotto anche questo, vabbè. Vediamo. Ho visto Superman e Flash, tutte e tre praticamente. No dai, no! Ragazzi, è uscito Clark! Io volevo... vabbè, più Flash, ho detto Clark c'è... mi deve cascare tutto il mondo. Come sapete, questo significa che dopo ve le faccio vedere belli montati. A tra poco. Ho sbagliato a schiacciare, diciamo così, invece di attivare il tasto pausa, cioè di attivarlo, e quello ho chiuso il video, vabbè, e saranno uniti. Prima è cascato questo benedetto video, l'asta tutto, perché ero rimasto un po' deluso per il fatto che Flash non era apparso. Stranamente in questa casa Superman e Batman ci devono essere sempre, quello è vero. È stato un po' difficile mettere Batman, quel mantello maledetto, quel piede lì su quella cosa che mia sorella dice che li farà su un cartoncino per fare la torta, le torte, vedete come può essere visto. Flash l'ho visto su YouTube da uno youtuber italiano, ma non mi piaceva tanto perché c'era Capitan Cold, poi c'era una specie di movimento Flash. Vabbè, se io le compro un terzo uovo di questo, mi usciranno qualche doppione, quindi sono contento così, diciamo così. Questo è Clark, Batman, avete visto? Qui è Clark che appunto, non so se è l'ex Luthor, Kiarashu è l'ex Luthor, sto tizio. Butta un macigno Clark all'ex Luthor. Sono rimasto un po' deluso che non hanno messo Green Arrow e vabbè, Diana, vabbè, questa era riferita ai bambini maschi, però Green Arrow ci andava alla grande, diciamo così.
questi andranno nel santuario dietro di me, e quindi ora farò una fotografia a mia sorella che non c'è in questa fuori casa, diciamo così. E non ho altro da aggiungere. Guerriere Sailor, io vi vi posso anche fermarmi qui, sto chiudendo i contenitori che c'erano le sorprese qui. Allora, da Facebook a Telegram troverete tutti i miei contatti, mentre Serum Fan si affida ad Amazon, il mio secondo canale di Random Tuber Boys. Ora, i canali dei ragazzi Sailor Team, da Chiaraccio a Sergio Livorsi, per poi arrivare a Fragorba, a Matte Channel e Luca Metabrizia. E se voi avete comprato anche voi questi ovetti, mi sono uscite anche voi Superman e Batman, oppure Batman e Flash Superman, fatemelo sapere sotto all'info box. Se volete farmi delle domande, c'è il Sailor Ask, eccolo qui. Il prossimo video di uova, di aperture uova, saranno dedicato al Kinder Maxi, l'uovo di Pasqua della Kinder Maxi, Kinder Gran Sorpresa Maxi, dove appunto c'è appunto le tartarughe ninja. Però quello sarà un video in cui sarà registrato e io sarò una voce sopra, diciamo così. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ragazzi.